Un'isola tranquilla del Mar Ionio, al largo della Grecia. In questo mese d'ottobre, una flottiglia si avvicina. Sono i giornalisti. A centinaia sono accorsi da tutto il mondo, via mare e via cielo. Un assalto che turba la serenità del luogo. È giorno di nozze. A Scorpios, Jacqueline Kennedy sposa il padrone di casa, il miliardario Aristotele Onassis. Piove, una promessa di felicità per gli sposi novelli. A Parigi, Maria Callas apprende la notizia dai giornali. Da 9 anni condivideva la sua vita con Onassis. Aspettava il matrimonio. Ha perso tutto. Maria Callas, la più grande cantante lirica del XX secolo. Colei che ha resuscitato il mito della diva. Venerata e adulata dal pubblico di tutto il mondo.